sia un comportamento ipocrita, come al solito una legge fatta appena prima delle elezioni per cercare di poter dire nei territori, in alcuni territori, che avete fatto una legge sullo stop al consumo di suolo. Peccato che lo sappiamo, l'abbiamo già svelato, questa è una truffa. Grazie, è scritto a parlare il deputato Massa, prego. Presidente, credo che la discussione di questo emendamento meriti un qualche approfondimento sulla funzione complessiva di questa legge. Credo che il primo elemento da chiarire è che l'emendamento riguarda esclusivamente gli interventi di pianificazione urbanistica vigenti. Noi ci muoviamo all'interno della programmazione urbanistica di questo Paese, che è fatta dai comuni, che sono controllati dalle regioni e che risponde dei vincoli di carattere ambientale, dei vincoli di carattere paesaggistico, dei vincoli di carattere storico-culturale. Non è una legge che interviene nel deserto normativo. Non siamo nel far west normativo. Credo che sia o debba essere consapevolezza di tutti noi che la devastazione del territorio di questo paese ha un nome e si chiama abusivismo, e i governi di centro-sinistra hanno coerentemente contrastato l'abusivismo ponendo fine alla sciagurata stagione dei condoni edilizi. Quando si devasta non si costruisce secondo le regole. Sfugge, Presidente, al collega De Rosa, col quale abbiamo avuto un confronto in commissione, la vera portata innovativa di questa legge, la prospettiva strategica che sta dietro questa iniziativa legislativa. La vera innovazione di questo strumento, che è di porre un limite di carattere generale al consumo di suolo, cioè di creare una regola per la quale la futura programmazione avrà un limite stabilito per legge sulla base di un procedimento virtuoso, che è quello che abbiamo definito all'articolo 3 della legge, cui parteciperanno i diversi livelli istituzionali di questo Paese. Quel percorso ed il decreto ministeriale previsto nell'articolo 3 definiranno un limite generale al consumo del suolo che terrà dentro, non so come dirlo, che considererà quanto è avvenuto medio tempore. Dire che una norma transitoria stravolge la legge significa ignorare i principi fondamentali della legislazione, perché invece la norma transitoria consente di governare il percorso virtuoso al termine del quale noi definiamo un principio rivoluzionario in questo Paese, perché diamo un limite. Perché stabiliamo il principio per il quale il suolo, quale bene comune, non può essere indefinitivamente consumato. Ma per arrivare a quell'obiettivo, un riformismo serio, come serio è il riformismo del Partito Democratico e della maggioranza di questo governo, costruisce un percorso possibile. Noi non riteniamo che sia invece utile, positivo. Vorrei dire che sia perfino, ripeto, possibile arrivare al termine di un percorso normativo ipotizzando di immaginare che il sistema delle imprese, che il sistema dei comuni, che il sistema delle regioni, che il sistema di coloro i quali operano nel settore dell'edilizia sia un sistema di criminali che vada controllato. Noi stiamo facendo qualche cosa di nuovo. Stiamo cioè determinando uno strumento innovativo. Non ci sarà alcun assalto alla diligenza. Io vorrei, ecco, la dico così, vorrei tranquillizzare i colleghi deputati.
quando il collega De Rosa dice che la previsione delle opere di urbanizzazione, perché di quello stiamo parlando, cioè della possibilità di urbanizzare nell'ambito degli strumenti attuativi. Vogliamo per caso pensare che ci sono degli strumenti attuativi approvati e li lasciamo privi delle urbanizzazioni? Ma vi sembra un modo serio questo di governare il territorio? Grazie, onorevole. E quando parliamo, finito Presidente, un'ultima cosa, le varianti agli strumenti attuativi nel medesimo dimensionamento significa che non si fa un metro cubo in più. Noi pensiamo che sia possibile riformare questo paese senza fare le guerre a nessuno, meno che mai al sistema delle imprese e degli enti locali. Grazie, onorevole Massa. È iscritto a parlare il deputato Turco. Sì, e per annunciare il voto contrario di Alternativa Libera Possibile. Grazie. Grazie. A titolo personale la deputata Mannino. Sì, grazie Presidente. Allora, brevissimamente, le cose dette dal collega Massa possono anche essere condivisibili, però confermando quello che ha detto anche il collega De Rosa, noto tre livelli di contraddizione. Il primo relativamente all'abusivismo, perché appunto prima di parlare, di vantarci di non voler più fare sanatorie, e appunto mi auguro che anche in futuro non ve ne siano altre, ma dobbiamo prima adottare degli strumenti efficaci per dire basta all'abusivismo, anche in termini di abbattimento degli immobili abusivi che abbiamo in questo paese, su cui, lo ricordo, non si pagano né tasse né oneri.